Ci racconti, signor Rinaldo? Vado? Allora, una prima storia è questa, che qui volevano costruire un'autostrada e l'hanno chiamato Gronda Nord. Infatti quel ponte che si vede faceva parte di questo itinerario e doveva attraversare tutta la città, cioè da Piazzale Kennedy fino a Segrate, ed era un'autostrada a tre corsie per ogni senso di marcia. Quando sono venuto a abitare qui nel 1985 ho scoperto questa cosa, dico non è possibile, e allora abbiamo iniziato a creare questi comitati contro la Gronda Nord, e sono comitati sorti in tutte le zone perché proprio tagliava a metà la Milano, no? E dopo abbiamo fatto ricorso, abbiamo ricorso al TAR, abbiamo vinto, però il Consiglio di Stato ci ha dato torto, così. Alla fine abbiamo ricorso alla giustizia europea e ci ha dato ragione, per cui questo tratto non sono stati impossibilitati a farlo, quindi non c'è più una continuità, no? Hanno fatto purtroppo un pezzo vicino a Niguarda, però abbiamo vinto. E questa è una bella storia.